avevamo promesso. Che sfida facciamo oggi? Oggi proveremo gli attrezzi di Pasquini. Ok, non tutti. Non tutti. Facciamo tre sfide provando un po' di ginnastica maschile. Ginnastica che diventano maschi. No, non diventerete maschi, ma provate la ginnastica maschile. Allora, i tre capisquadra delle tre squadre che faremo oggi sono Giulia, che si può sedere qua, squadra azzurra, visto che sei vestita di azzurro, Amira, squadra verde, e Irene, squadra nera, in mezzo. Allora, la prima scelta... No, state larghe. Aspetta. Giulia, scegli la prima componente della tua squadra. Pensando agli attrezzi maschili. Ok, Matilde. Vai, Irene. Parla di qua che non capiamo cosa dici. Chiara? Sofia? No, non lo vedo. Vai Giulia, mi avvicino se no non si sente niente. La Chiara. Chiara? Arianna? Non hai molta scelta. Quindi squadra verde, squadra nera, squadra azzurra, ok? Ognuna di voi sarà schierata solamente in un attrezzo. Le sfide le decide ovviamente il grande boss della ginnastica maschile, Matteo. Da che attrezzo partiamo? Partiamo dalle parallele pari. Andiamo. Iniziate a decidere chi schierare. Parallele pari sono diverse dalle vostre perché sono una pianta alta, quindi facciamo una cosa facile. Facciamo un esercizio che fanno i lupetti, quindi i bambini di 6 e 7 anni al CS in programma medium. Questo vale una volta. Perfetto, quindi la Mira sarà la prima a fare questo esercizio, se non l'avete schierata a pari vostri. E la Mira farà un piccolo correttivo, così fa la salita. Saltiamo sopra, arrivati. Tutte quante a parte la Mira, farete 1001, 1002, 1003. Questo 1, 2, 3. Ok. Beh, la discesa potevi metterla tutta, era divertente vederla. Va bene. Quindi squadra parte, la... dovete partire una 3-1, una 3-1, una 3-1. Sì. No, parte la squadra azzurra. Vai. Si schiera, aspetta. Brodolino, oscillatorino, sedia, torno dentro, scende dietro. C'è il magnesio che non fa mai male, non c'è mai abbastanza sulle parallele. Ok, si schiera la capitana. Certo. Vai. Aspetta che ti inquadro da lì. Salta e piega le braccia. Certo. Ovviamente Teo sarai tu il giudice e decreterai tu chi vince. No! Ah, dimenticata la sedia. In caso di parità dovrà rifarlo. Squadra nera. Schieriamo l'Arianna. È difficile? No. Vai. Teniamo conto dell'aiuto, giudice. E anche delle due cadute. Però abbiamo fatto la sedia. È un elemento non mancante. Ok. Ci siamo riprese dopo
dopo la Amira, considerato che avrà l'esercizio un pochino più difficile. Ecco, questa è la dimostrazione per cui nell'intervista è chiamata cinghiale. Ok, tutte pronte per il giudizio. Direi che ogni squadra ha avuto la sua defiance. Almeno una defiance per squadra. Chi premiamo, caro giudice? Vince la squadra nera. Sì, però nonostante la salita l'ha eseguito super bene, dopo era pulita, dai. E io? Tu no, Amira, mi dispiace. Albi rubato. Adesso passiamo agli anelli. Primo lavoro agli anelli, sono tutti lavori di forza, venuta qui. Presa agli anelli, qui da te, guarda, l'Irene. Aspetta che mi allontano. Grossi. Io come è chiaro, ma come sono grosso, faccio scusa gli anelli. E torno. Potete fare una prova per carelli molto strani. Partenza. Allora aspetta però. Allora. Aspetta, parte la squadra nera questa volta però, giusto? Quindi parte Irene, puoi fare una prova, se va bene vale già, facciamo così, se no... Quando lo lasciamo, scendo sotto senza toccare i piedi, torno su, candela, piego le braccia e arrivo. Candela, squadra rovesciata, vado indietro, attenzione. Bravissima Ire! Prossima gara CSI Valirene. Squadra verde. Sofì. Squadra azzurra. Ok. Sofì, vuoi riprovare? Vai. Sofia è una nellista. Sembra la Sara Rinaldi piccola quando la poggiamo alle. Vai Sofì. Beh, stavolta. Ok. Mission. Ok. Lara, tu non vuoi fare tutta la salita di prima? Lo riprova. Brava Chiara! Dato che la squadra nera e la squadra azzurra hanno fatto due ottimi esercizi, sono meglio del tuo medio, ma il tuo medio non è stato abbastanza. Hai tremolato un po', Sofì. Per fare le pareti ce lo giochiamo con l'orizzontale dietro. Quindi da questa posizione vado. Allora,
gambe hanno un po' ceduto. Avete la seconda prova? Irene non vuole fare la seconda prova, rinuncia. La squadra nera! Vince la squadra nera. L'attrezzo che come per le ginnaste è la trave, per i maschi è il cavallo con maniglie. Okay. Prima di poter fare cavallo con maniglie che abbiamo lì, ci tocca fare il fugo. Ok. Quindi si infilano i piedini dentro, si appoggiano le mani dove era prima il fugo, si blocca la posizione, si sta ferme, se qualcuno di voi è molto lanciato, contrario continuando senza cadere. La Sofia ascolta. Aspetta però, allora, sta iniziando la squadra verde, giusto? Perché io sono... Sì. Un quarto l'abbiamo fatto. Matilde, per la squadra azzurra, giusto? Questo video sarà delirante, non si capisce nulla. Succede ogni tanto. La Matilde ha smontato. Squadra nera. Per tutta la giornata. Dai. Teo incredulo, la squadra nera. La squadra nera per ora vi ha abbastanza asfaltate, non vorrei dire. Seconda prova, squadra verde. Chi ha pagione tra noi? Oh, oh, ancora, ancora! È morta. Mati, seconda prova. Ah, ma allora... La Matilde, dopo tutto, è un amante della trave e un amante anche del cavallo. Per una gif meravigliosa. Vai, dai, ti prego. Vai, dai, un po' meglio di prima. Vai, ragazzi, non siamo. Lo rifai anche se sei comunque... Chiara, infila due monelli. Vabbè, se ne fai così. Chiara vuole provare il record femminile. Mamma mia! Tre. Non si ferma più. La lascia. Ha vinto la squadra nera. Decisamente. Brave. Sorriso per la stampa. Diteci se la sfida vi è piaciuta.